Oggi abbiamo il piacere di parlare con il dottor Themistoklakis in occasione di un incontro in corso qui a Bologna sulla fibrillazione atriale e sullo stroke. Allora, dottore, innanzitutto lei oggi ha riportato i risultati di uno studio sulla sospensione della terapia anticoagulante orale nei pazienti con ablazione transcatetere efficace della fibrillazione atriale. Di che studio si tratta? Sì, si tratta di uno studio che abbiamo pubblicato già qualche anno fa sul JACC, Journal of American College of Cardiology. Era uno studio multicentrico derivato da più centri, il nostro, la Cleveland Clinic, il centro di Bordeaux, di Filadelfia e di Austin e di Akron, che avevano più o meno una strategia di gestione della terapia anticoagulante dopo procedura di ablazione della fibrillazione atriale efficace, che era una strategia abbastanza simile. E abbiamo raccolto questi dati i criteri in media di sospensione di questi farmaci nella stragrande maggioranza dei pazienti erano pazienti che non facevano più terapia antiaritmica, quindi con una procedura efficace senza il supporto della terapia antiaritmica, e in cui avevamo testato anche, verificato per meglio dire, anche la presenza o meno di recidive asintomatiche con un monitoraggio transtelefonico. Il 90%, oltre il 90% dei pazienti infatti era stato sottoposto a dei monitoraggi più intensivi rispetto al classico Holter e valutazione dei sintomi, proprio con monitoraggio transtelefonico, per escludere anche la presenza di forme asintomatiche prima di decidere la sospensione della terapia anticoagulante. Altri criteri erano la buona contrattilità dell'atrio sinistro verificata con un'ecografia a 3 mesi dopo la procedura, ovviamente l'assenza di stenosi delle vene polmonari o di altre indicazioni alla terapia anticoagulante orale. Cos'è emerso da questo studio? In questo studio è emerso che i pazienti che sospendevano la terapia anticoagulante orale avevano un rischio tromboembolico sovrapponibile ad una popolazione di pazienti che invece aveva continuato la terapia anticoagulante orale, mentre, come era da aspettarsi, il rischio di eventi emorragici, di emorragie maggiori, era significativamente più basso nei pazienti che avevano sospeso l'anticoagulante orale rispetto a coloro che l'avevano continuato. Oggi state portando avanti un altro studio prospettico randomizzato e multicentrico in questo ambito. Di che studio si tratta? Si tratta dello studio OAT, anche questo è uno studio condotto in più paesi col supporto di più centri, e stiamo randomizzando i pazienti che avevano una procedura di ablazione efficace e anche qui senza farmaci antiaritmici e che venivano screenati per la ricerca anche di recidive asintomatiche. In assenza di recidive asintomatiche, questi pazienti venivano randomizzati alla sospensione della terapia anticoagulante orale o a continuare la terapia anticoagulante orale dopo ablazione. Si tratta di pazienti selezionati, selezionando la casistica di soli pazienti ad alto rischio tromboembolico. Quando avremo i primi dati? Stiamo raccogliendo la casistica, ci auguriamo, a breve dovremo fare un'analisi ad interim, ci auguriamo che nel giro di un anno potremo avere i primi dati.